Io la prima volta che ho sentito questa attrazione è stata che avevo 9 anni. Mi percepivo come un malato. Stefano, non fare cretinate. Tu devi metterti giacca e cravatta come tutti gli uomini. Io sono arrivato a odiare tutte le donne della terra. Perché? Perché le invidiavo. Perché si vestivano come io mi ero autoprecluso di vestirmi. Diventare crossdresser per un uomo che è prigioniero del power look, il cosiddetto power look, cioè giacca e cravatta, è un processo estremamente complesso. Io ci ho messo 14 anni. Stefano è l'uomo che ti sta parlando, che è un uomo etero, marito, padre, non certamente madre, di una ragazzina di 12 anni, quasi 13. Stefania è la donna che gli sta accanto, in qualche modo, una donna invisibile che ha bisogno di lui per esistere, perché altrimenti nessuno potrebbe nemmeno testimoniare l'esistenza. Prende in prestito il corpo di Stefano per vestirsi e vivere una vita normale. Tutti noi siamo psicologicamente un po' maschi, un po' femmine. Quello che normalmente accade è che nell'infanzia prima e nell'adolescenza poi, quindi in due riprese, queste due parti si fondono e da questa fusione nasce la personalità. In me questa fusione non si è mai verificata. La parte maschile, Stefano, è rimasta dov'era e la parte femminile è pure rimasta dov'era. Per cui quello che si vede adesso, quello che vedi, quello che vedete, non è altro che il mio personalissimo modo di unire la mia parte maschile a quella femminile. Ognuno di noi deve trovare il suo mix e viverlo, perché quello è la sua chiave d'accesso alla felicità. Io la prima volta che ho sentito questa attrazione è stata che avevo 9 anni. Addirittura, man mano che l'adolescenza si avvicinava prima e procedeva poi, mi percepivo come un malato. Stefano, non fare cretinate. Tu devi metterti giacca e cravatta come tutti gli uomini. Io sono arrivato a odiare tutte le donne della terra. Perché? Perché le invidiavo. Perché si vestivano come io mi ero autoprecluso di vestirmi. Quindi ho cominciato intanto a effeminare il mio guardaroba maschile. Mettevo addosso cose da uomo, ma un pochino strane, no? Per dire giacche broccate, damascate, camicie in organza, trasparenti. Diventare crossdresser per un uomo che è prigioniero del power look, il cosiddetto power look, cioè giacca e cravatta, è un processo estremamente complesso. Non è che uno va a letto la sera, il mattino dopo dice ciao, adesso anziché mettermi la cravatta reggimentale, il doppio petto blu, mi metto la minigonna e il tacco 12, non funziona così. Io ci ho messo 14 anni. Quando mia moglie mi incontrò, stavo in questa prima fase. Vestivo da uomo, ma da uomo creativo, diciamo così. Io sono convinto che la sera in cui io e Alice ci incontrammo, lei nel momento in cui mi strinse la mano, piacere, piacere, guardandomi con gli occhi con cui mi guardò, che ancora me li ricordo, abbia visto come in filigrana, inconsciamente, quello che poi sarei diventato. E in qualche modo lo abbia amato, perché non nascondo che è stato difficilissimo. È stato difficile perché anche mia moglie ha dovuto superare lo stigma sociale, stessa cosa che ho fatto io. E lei però ci ha messo di meno di me. Lei ci ha messo 10 anni ad accettare, mentre io, per accettare me stesso, ci hanno messi 27. E credo che questi 10 anni siano stati la sua grande, grandissima dichiarazione d'amore. Allora, mia mamma purtroppo è morta senza saperlo. Con mio padre è stata invece una cosa divertente persino, perché un giorno io, per ragioni così, mi dimenticai di cambiarmi, mi presentai da lui più o meno come sono vestito oggi. Non ha fatto una piega e si è comportato come se quello che vedete anche voi adesso fosse la cosa più logica e scontata del mondo, e un giorno gli chiesi perché. E lui mi disse questa cosa qua: guarda, tu hai una figlia che diventerà grande un giorno, se anche tu dovessi vederla per 10 anni di fila con un unico paio di jeans addosso, qualche domanda te la porresti anche tu. Sì e no. Sì, perché mi ricordo che quando feci questo salto io dovetti stravolgere la mia vita professionale, perché ero negli ambienti sbagliati. Io, grazie ai miei abiti, non nonostante i miei abiti, ho trovato la mia vocazione vera, che è quella del PR. Fondamentalmente sono poi un consulente di marketing e di comunicazione. Ho avuto la sorpresa e la gioia di scoprire che tantissima gente mi voleva. Nessuno va avanti nella vita fin quando non trova veramente la cosa per cui è nato.
È veramente difficile da spiegare, è un dato di fatto. Gli abiti non hanno sesso, glielo attribuiamo noi ed è una convenzione. L'errore più grande che si può fare è pensare di delegittimare uno come me semplicemente perché la dilagante maggioranza degli uomini non si troverebbero a loro agio nei miei panni. Perfetto, legittimo. Vestitevi come volete, se siete a vostro agio in giacca e cravatta, ma ve la metto io la giacca e la cravatta, voglio io che vi vestiate così, perché dovete essere a vostro agio, ma non vi è in alcun modo consentito di delegittimare me e quelli come me, per pochi che siamo.